Bentornati qua sul canale, ragazzi. Oggi siamo qua su MotoGP 22 con il nostro Fabio Rossi. Allora, siamo in una situazione, come dire, finanziaria distruttiva, perché si è messi male che più male non si può. Siamo in Portogallo per il Gran Premio del Portogallo, appunto. Gran Premio che mi andrò a fare tutte le prove per cercare di fare al meglio, diciamo, per evolvere la moto in meglio. Io continuerò a registrare in caso ci siano parti divertenti da farvi vedere. Nel caso che non ci siano, noi ci becchiamo direttamente alle qualifiche, sperando che tutto vada per il verso giusto. Tra l'altro, nelle prime prove libere piove anche, quindi è una meraviglia, è una meraviglia, obiettivamente. Sono triste, ok? Ma vado. Cioè, ragazzi, io ho scoperto ora una cosa. Dopo tanto tempo che gioco a MotoGP, un po' mi vergogno a scoprirlo solamente ora, ma ho scoperto che c'è questa cosa nelle impostazioni dell'assetto manuale, che è questo freno motore, che consente di aumentare o diminuire l'incisività del freno motore. Ora l'ho messo al massimo, ho fatto alcuni giri e sono primo nelle FP3. Cioè, io non ho parole. Posso dire che non ho parole, perché non so se sentirmi stupido oppure orgoglioso che ho capito alcune cose. Ma vabbè. Aiuto. Allora, a sto punto salta direttamente al Q1 o Q2. Siamo quarti, ragazzi. Ma com'è possibile? Bastava modificare questa piccola cosa. Io non so se essere pirla o pirla, perché è colpa mia, me ne rendo conto. Chiedo scudo, ma non lo sapevo. Si scoprono sempre nuove cose, questa è la cosa positiva. Però, tra l'altro, ho visto che ci sono un sacco di impostazioni veramente wow. Cioè, tu puoi modificare qualsiasi aspetto della moto, e questa cosa è veramente figa per chi ne capisce di più di me. Cioè, io sono un appassionato semplice, ok, però chi lo gioca in manuale è stra interessante. Allora, a sto punto è tutto al massimo. Bene. Vediamo un attimo, perché siamo direttamente alle Q2 e ci giochiamo la pole position, e io vorrei provare a portarla a casa. Non sarà semplice, perché qui in Portogallo comunque non mi trovo male, neanche benissimo, è una via di mezzo, casco molto spesso e questo è un piccolo problemino, però avendo questi freni migliorati, certo che è che cado un pochino meno, quindi sta cosa sicuramente mi aiuterà a evitare le cadute, ecco, per esempio questo. Vabbè, raga, dai. Ma slitta un botto, perché slitta un botto la moto? Mi slittava veramente un botto. Tantissimo. Andiamo a fare questo giro della verità, e in cui scopriremo come andremo a finire. Oddio, ora ci arrivo a frenare. Che bello. Mi mancava questa sensazione di avere un senso nella frenata. Perché a volte sembrava che veramente stessi manovrando una barca, ma quelle pesanti, no? Che dici, sai, non riesci a farla girare perché ci vuole un po'. Oh, finalmente mi posso divertire un po' di più.
Le cagate le faccio lo stesso, però almeno così mi diverto un po' di più, se no veramente, cioè, andavo sempre in depressione perché pensavo di essere io lo sbaglio, cioè nel senso, pensavo di essere io il problema. Invece non è del tutto così, ma bastava cambiare qualche piccola impostazione e si risolveva il tutto. A saperlo prima, forse avrei modificato prima le questioni. Ho sbagliato perché stavo guardando il telefono che mi è partita Siri, non so nemmeno il perché. Santo cielo, non so che cavolo volesse da me, dalla mia vita in questo momento. Sto un attimo impegnato. Perché? Perché adesso mi sono un attimo sconcentrato per colpa di quella. Non dico neanche il nome perché sennò mi riparte di nuovo, quindi non mi conviene neanche. Dai. Allora, da Paul oggettivamente sarà complicata. Però almeno i primi 5 posti. Dai. Buonina questa curva, buonina. Non so se basterà. 1.43.546. Non lo so, Secondo turno di qualifica classe, purtroppo dodicesimi. Purtroppo dodicesimi. Per 7 decimi, però. È un peccato perché sicuramente questo tempo poteva essere migliorato con alcuni accorgimenti, ma vabbè. Già aver capito qual era il mio problema nelle qualifiche, nelle prove, è già un passo avanti. Già aver capito come modificare i freni è già un grosso passo avanti. Allora, si parte dodicesimi, abbiamo centrato, accedi a Q2. E sarà dura centrare pilota di punta perché dovrei arrivare durante le qualifiche la gara. Arriva primo fra tutti i piloti della Ducati. Sì, vabbè, ma che obiettivo è? Sia davanti che dietro. Soprattutto quando hai davanti a te i piloti Ducati principali, cioè Bagnaia e Miller, cioè come cavolo fai? È impossibile, obiettivamente è impossibile. Ma che obiettivo è? Con tutto il bene, però è l'obiettivo del manga proprio. Si parte. Via le danze. A bestia, cosa fai? Non so chi sia cascato, ma anch'io sono cascato. Qualcuno è cascato. Oh, scusate, non l'ho fatta apposta. Chiedo scusa. Oh, dai, siamo decimi. Perché vanno tutti così lenti? Oh, che bello avere una moto che frena decentemente. Mi sento appagato proprio, cioè. Come se avessi scoperto il Santo Graal in questo momento della mia vita. No. Non toccarmi. Dai. Bellissima. Bellissima. E siamo sesti. Ma perché? Cosa sta facendo? Aiuto! Ho fatto tipo le montagne russe, cioè, senza volerlo. Mannaggia me, mannaggia. I miei errori da pippone. Scusa, non volevo. C'è un po' di bagarre qua dietro. Dai. Bellissimo il suo sorpasso. Che sorpasso, raga. Sesto posto non sarebbe malaccio, eh.
oggettivamente non potrei lamentarmi. Che bello la frenata, addio. Vabbè, però sono un coglione perché vado sul cordolo. Però che bella la frenata. È l'evento più bello che della mia vita in questo 2023 per il momento. Aver scoperto la frenata su MotoGP. Le mani sono sempre quelle, purtroppo, però almeno vado un pochino meglio forse ora. Però se prendo comunque mai non frena più. No, vabbè. L'ho presa malissimo questa curva, l'ho presa malissimo. Ma perché freno così tardi? Qui è colpa mia, per una volta posso dire che è quasi colpa mia. Per una volta. Lo dico. Quinto posto. Sarà complicato andarla a prendere. Però qualcuno è cascato. Non so chi, ma qualcuno è cascato. Non davanti perché non c'è nessuno che è per terra, quindi non davanti, però la certezza è che qualcuno l'abbia presa un po' male la curva. Dai che stiamo recuperando. Pian piano, pian piano. No, perché? Perché? Vado su. Non devo andare sul cordolo. È il cordolo il mio problema. È che vado sui cordoli, poi casco. Perdo aderenza, giustamente. Niente, oh. Fabio, passione cordoli quest'oggi, comunque. Ho questo brutto vizio da sui cordoli, ma devo smetterla. Dottore, sto cercando di smettere. Dai, siamo lì, Vedo la scia. Vedo la scia. Ma perché? È colpa mia, qui ho mollato il freno. Dovevo continuare col freno, dovevo continuare. Così va bene. Dai che quinto posto si può fare. Un po' di positività. Si può ottenere. Calma, calma, calma. Che brutta curva che ho fatto, raga. Con un po' di positività si può ottenere tutto nella vita. Perché? Cosa sto facendo? Sì, vabbè, però se... Però sono veramente... Sono veramente un pippone maledetto. Sta curva, devo prenderla diversamente. Così è perfetto, per dire. E dai con sto cordolo. E dai, oh. Ho la pista per i cordoli, comunque, io, Non c'è niente da fa. Oh 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 oh. Calmo, 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 calmo. Calmo, calmo. Sono lì, Mi stanno pressando dietro. Vogliono portarsi a casa la vittoria. Anzi, quarto posto. Questa è bella. Mai fatta così bella questa curva in vita mia. Porca miseria.
Che cosa gli ho fatto a Mir e a Binder? Adesso è dura prendere altre posizioni, eh. C'ho i Ducati davanti. Ma non mollo, ma non mollo. La speranza è l'ultima a morire. Sì, però non mollarmi ora moto perché non è il momento adatto, te lo dico. Non mollarmi ora. Stai in piedi, carbura. Tutto molto bello. Tutto molto bello, siamo lì, Vedo il podio vicino a me. E quando vedo il podio i miei occhi si illuminano d'immenso. E quando vedo il podio i miei occhi si illuminano. Dai, dai, siamo lì, Vedo Miller molto vicino a me. Quanto ho recuperato in questo giro. Sto prendendo ritmo. E se giro veloce. E se prendo ritmo, ragazzi, è fatta. E se prendo ritmo, raga, è fatta, ve lo dico, Ma devo frenare prima. Devo frenare prima. A Miller, levati. C'ho un compito oggi. Si punta alla vittoria. Non mi interessa niente. Quello è il mio compito di oggi. Però sbaglio le curve. Sbaglio le curve. Io posso puntare. Posso puntare, è meglio che non lo dico a cosa posso puntare oggi. Se faccio le curve così è meglio che vada in pensione. Dai, dai. Il primo posto in realtà è molto complicato, C'è un Quartararo oggi che sta stupendo. A Miller, devi levarti. Cosa impendi, Miller? Ma ora ti riprendo, Ora ti riprendo. Tiè. È entrata alla Market da codice penale. Sì, vabbè, mi sono steso malissimo. Sto usando un sacco di flashback, me ne rendo conto e vi chiedo umilmente scusa, ma perdonatemi, ragazzi. Non lo sto facendo apposta. Anzi, io non li userei neanche, ma in questo momento mi è impossibile, visto che sono ancora una pippa clamorosa. E lo sarò per sempre, forse. Forse in MotoGP 26 riuscirò a essere un minimo bravo. Poi. Forse, Vai, 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 che vedo Bagnaia. Allora, il primo posto è impossibile perché Quartararo tipo sta andando una fionda. Però il secondo posto non lo vedo così impossibile. Onestamente. Non lo vedo così impossibile. Ma perché mi stendo malamente? Sta curva devo curvare prima qui curvo sempre troppo tardi. Cioè freno sempre troppo tardi. Se freno un po' prima vado meglio, no? Che dite? Quando mi entrerà in testa magari andrò meglio. Bagnaia ti vedo. Non fai il furbo che ti vedo, Non fai il furbo che ti vedo. Fai il furbo che ti vedo. Ecco, sono qua. Salve, come sta? Ecco. Largo, Pecco.
Botterella quella, un'amicizia tra due italiani. Bella questa. Quartararo addio. Se non sbagliavo il giro precedente, Quartararo mi era lì, eh. Però vabbè, può capitare. Ragazzi, secondo posto onestissimo. Secondo posto onestissimo. Onestissimo. Dai. Bene, siamo secondi in classifica. Quartararo ormai vabbè, addio. Addio caro amico, addio. E bene però. Bene. Non stiamo andando male, guardate Fabione Rossi, com'è contento, com'è felice. Anche questa scoperta sui freni mi ha veramente cambiato l'esistenza. D'ora in avanti sarò una persona diversa e più felice di me stesso. Era uno spettacolo. Questo ragazzo si è guadagnato il diritto di salire. Eccolo Fabio, eccolo. E festeggiare la vittoria alla grande. Che podio. Bruttissimo comunque lo champagne come è fatto, brutto come la peste, però dai. Dei fan ne abbiamo, ma di soldi un po' meno. Mancano i money, mancano mortacci. Mamma mia, che robe. A Warren, dai, Allora, possiamo fare qualcosa? Telaio. Vai. Poi. Motore. Perfetto. Vai la prossima settimana. Ci siamo già? Ci siamo già. Andremo in Spagna a Jerez, se non sbaglio. Sì. E il momento. Allora, noi stiamo andando bene. Primo, quarto, ottavo, settimo e secondo. Non è malaccio per essere un esordiente. Siamo secondi in classifica. Moto 2, i nostri stanno alla canna del gas. Moto 3, i nostri sono decimi, dodicesimi. Sì, insomma, non è che proprio stia andando benissimo. Siamo terzi nella costruttori? E qua noni, vabbè. Mentre qui secondi, ok. Ragazzi, è tutto. Noi ci becchiamo a questo punto al prossimo episodio. Ciao!